Il paziente sta bene, adesso sta sotto tutela da parte dell'ufficio del reparto di malattie infettive. Però ecco, noi ci limitiamo col comunicato stampa che ha fatto l'assessore Verri, che sta seguendo in diretta con noi tutta la questione. Parlerà della vicenda la Regione Abruzzo, deputata in questi casi a trattare gli argomenti, onde evitare essere univoci a far sì che vi sia un'univocità, una uniformità nella gestione di questi casi. Ecco. Nelle ultime ore si era parlato di un eventuale trasferimento del Non ci sta paziente. nessun trasferimento del paziente fuori regione, questo è acclarato oramai. Resterà a Teramo o quello che deciderà la regione sulla situazione, perché abbiamo dei centri regionali qui disponibili, vediamo. Per adesso sta a Teramo e viene gestito bene da Teramo, adesso dopo vediamo. Potrebbe esserci però un trasferimento, per esempio, a Pescara. Non lo so, la regione stabilirà quello che si dovrà fare, appunto, ribadisco, è la regione che porta le file di tutta la situazione. Si è creato ovviamente un po' di allarmismo in città, Teramo, Non Roseto. dubito, però dobbiamo essere tranquilli che non è una situazione che si è creata da un focolaio teramano, è un focolaio che è venuto da fuori e lo dobbiamo gestire bene, ecco. I familiari dell'uomo sono in buone condizioni, in Sono quarantena, ma in buone in buone condizioni. condizioni in quarantena e monitorati costantemente dal nostro Dipartimento di Prevenzione.